Rocco Micucci si candida ufficialmente per le regionali con Fratelli d'Italia. Oggi la presentazione ufficiale, un partito che in Abruzzo dovrebbe e potrebbe esprimere anche il candidato presidente della regione. Sì, era facile scegliere in questo momento anche partiti che tra virgolette tirano di più, oppure rifarsi una verginità politica passando per il civismo, cosiddetto civismo, che invece poi nasconde persone che le tessere le hanno sempre avute. In realtà ho scelto di proseguire un percorso che si riscontra nei valori di Fratelli d'Italia, nel suo leader Giorgia Meloni, in quello che dice e quello che fa, e pertanto sempre dalla stessa parte mi troverete, quindi non avrò problema ogni volta a dirlo. Faccio questo passaggio anche a nome di tanti altri sindaci, cioè oggi candidare un sindaco delle zone interne significa provare a riaccendere i riflettori su tematiche che devono essere riportate all'attenzione. Questa è una regione talmente piccola che potrebbe avere tutto, in realtà abbiamo due regioni a due velocità diverse, la zona interna e la zona della costa. Io vorrei rappresentare le istanze della zona interna in particolare per poter cercare di far comprendere che non è giusta questa desertificazione sistematica che si sta attuando, che porterà poi danni anche a valle, e che invece bisogna guardare le zone interne come una zona che può esprimere delle risorse straordinarie. Basti pensare all'ambiente, basti pensare al turismo, basti pensare a un'economia sostenibile su cui l'Abruzzo, invece di vantarsi di essere la regione più vincolata d'Italia, dovrebbe vantarsi di essere la regione più green in ogni senso, cioè in uno sviluppo sostenibile che sia capace di coniugare per esempio la conservazione con quella che è la tutela dell'ambiente e la salute delle nostre nuove generazioni.